Ci stanno ancora inseguendo, Giulio, Sì, sì. Ci stanno ancora inseguendo. Vediamo se c'hanno l'abilità nostra, però. Vai, 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 Giulio, che dobbiamo acquisire questi tesori. Ci stanno inseguendo. Appena siamo vicini all'isola, prendi il tesoro, buttati e la vai a consegnare, ok? Vai, Giulio, che li affondiamo. Vai, Giulio, adesso. Questo lo prende. E andiamo, e andiamo. Giulia, sei pronto? No, non sono mai pronto quando dobbiamo partire su sto cavolo del gioco con te. Bentornati, ladies and gentlemen. Per questo nuovo video sono sempre io, Fantromanta. E quest'oggi siamo tornati con Giulio il Mozzo. Ciao a tutti, ragazzi. Luca, non inizia subito con sta storia. Te lo dico che tu oggi il capitano non lo fai. Giulio, ma tu non hai visto che cosa ha dato il sondaggio come opzione? Non hanno mi importa niente del sondaggio. Capitano, hanno deciso loro. Ma loro non stavano sulla nave. Che vuol loro dire? Loro non hanno subito quello che ho subito io. Giulio, è per questo che hanno votato me. Per vabbè, farti subire vabbè. Altre di quelle cose. Ciao Mozzo Giulio, ma sei cambiato, no. Sei bianco. So bianco, ho fatto come Michael Jackson. Hai fatto uno sbiancamento, ma che cazzo. Sì. Sta sorgendo il sole, Giulio, abbiamo scoperto come prendere le missioni nell'ultima volta. Dobbiamo comprare missioni da questo. Cioè, a parte che sei cambiato anche tu prima cosa. Sono cambiato anch'io, non sono più quello sì, di una volta. C'è solo una cosa che non è cambiata. Sì, ma perché non cambia il colore di sto schifo di peschereccio? Perché giustamente capitano del cavolo. Ma guarda quanto sei brutto. Cioè stai andando in giro con le ciabatte. Ma che cavolo so? Queste sono le ciabatte dei tedeschi. Ti mancano solo i calzini. Giulio, aspetta. Ma guarda che tu hai le stesse ciabatte. Non te lo volevo dire. Ma sei cambiato. Sei diventato un pensionato te, Giulio. Con le ciabatte tipo che chiedi le parla per te. Porca puttana. Sembra la dormita su una panchina. Giulio, è tempo di andare. Siamo pronti per la missione. Vieni a votare la missione. Tanto se ci becca Kraken e ti vede a te scappa. Perché dice questi sono due poveracci. Manco vale la pena perderci tempo. Ti giuro, sembri quell'attore, quello di Beautiful, come si chiama? Luca, tu non sembri un attore, tu sembri un barbone. Guarda, può essere benissimo anche un barbone. Io chi so, Rich? Rich, quello là, quello con i capelli bianchi. L'hai trovato? Lavora, si chiama, siamo uguali, Giulio! Ma come siamo uguali? Siamo uguali! E dicevi a me che ero un barbone! Giulio, siamo i fratelli barboni! Lascia sto timone. Ho preso il controllo della nave. Lascia sto timone che devi votare la missione sotto. Già l'ho votata. Ma dove dobbiamo andare? È bellissimo il mare oggi, Giulio. Sì, oh, senti che brezza. Sicuramente è più profumata dell'alito tuo. Senti che roba. Ubriacone. Questa è la campanella del dissenso. Appena c'è una cazzata la suono. Ma dove dobbiamo andare? Non ci ha dato niente. Sei te il capitano. Ma non ci ha dato una mappa. Ma sei te il capitano. Ah, non l'ho votato io. Guarda, è il capitano che lascia il... Vabbè. Oh, ci ha dato la mappa. Aspetta che vado a controllare dove dobbiamo andare. Stai fermo. È un'isola dalla forma abbastanza strana, Giulio. Guarda un attimo. Giulio, guardami. Ah, sicuramente è meglio della tua faccia. Ma che cosa vuoi? Ah, perché è più simile alla tua, Giulio, sta mappa come forma. Sembra proprio un pene, Giulio. Beh, via verso l'isola a forma di pene. Ad ovest, dov'è? Giulio, ad ovest, tutto ad ovest. Ti bravo, giro le bravo, vele, ci siamo alle vele. Viaggiamo. Guarda, l'ha messa la... Oh, bravissimo. Giulio, ma... sta imparando, ragazzi. Giulio, sta migliorando. Ma sta migliorando cosa? Sta che sono migliorando, io c'è speranza per tutti. Ma speranza per quindi, tutti ragazzi... cosa? Aspetta, vado a vedere se è quell'isola, Giulio. Come si chiama sto posto dove sto andando, Giulio? In torretta? Che sono un bagnino. Manco il bangladino al mercato che vende quelle ciabatte brutte così, oh. Madonna, Giulio, ce le messe se ciabatte. Allora fammi vedere. Ma le tue sono più brutte sicuramente. Se quella è l'isola, mi sa che è quella dopo, Giulio. Non credo sia questa qua. Ma quanto è fatto bene il mare? Giulio, è fatto troppo bene. Terra a babordo, capitano. Non credo che sia un'isola abbastanza a forma. O sì, forse, è proprio quella, forse. Non lo so. Arriva, Giulio. Oh, che cacchio. Credevo che mi era arrivato un piccione addosso. Questa a destra, Giulio, questa a destra. Luca, se vuoi ancora una nave, ammaina le vele. Luca, ma perché vuoi fare il botto? Giulio, guarda che parcheggio perfetto. Oh, no, ti prego, Sasso, non prendere la nave. Ok, nuova di fabbrica. Lui, capito? Lui il parcheggio per il parcheggio. Guarda perfetto. Che parcheggio perfetto. Su io le Vieni qua. Devi aiutarmi a trovare questo tesoro. Allora. Fammi vedere. Oh, sembra proprio... aspetta, ma io pure ce l'ho la mappa. Ma sembra proprio che sia qua. Oh, l'ho trovato, Giulio. Alla prima sparata. Chest discovered. Prendiamo Issa.
Il nostro primo tesoro, Giulio. No, in realtà è il nostro secondo tesoro. Dove lo metto sto coso? Non abbiamo neanche una. Qua. Che ridi. Ma ti sparo. Non ti posso rispondere. Sicuramente. Giulio, cosa vuol dire? I più intelligenti capiranno quello che volevo dire io. Oh no. Giulio, ti ricordo che l'ultima volta che è incominciato a suonare quella cosa la barca è affondata, eh. Dai, tutti si. Ho mollato il timone, Giulio. Sì, e tanto non mi stupisco più ormai di queste cose. Siamo i fratelli vecchietti quest'oggi. Questa è la musica perfetta per il nostro viaggio. Aspetta, Giulio, sai cosa si può fare? Beviamo? Ma sei ubriaco fracico. Non posso. Senti guidare, che puzza. Giulio. Che puzza, senti, regà. Giulio, che ma che cavolo. Suona come ubriaco. Ma vai di qua. Lascia la nave, Giulio, lascia la nave. No, non esiste mai. È tutto storto. Luca, aspetta un attimo, Luca, aspetta un attimo, torno, aspetta. Ma Giulio, l'ancora! Ma che fai? Che fai, Giulio? La nave sta imbarcando acqua. Si è schiantato contro la riva. Poi dici a me che sono un pessimo capitano. Guardate qua, sto salvando pure la nave. Capitano? Giulio, capitano, un cazzo, hai distrutto la nave. Come ho distrutto? Ma io sto ancora sopra la nave. Ci siamo schiantati contro la riva, siamo pieni di buchi. Ma guarda, sinceramente non so se era meglio che andasse a fondo sta nave di merda oppure continuasse a navigare in giro. Allora, sono tre isole. Come sono tre isole? Sì, ora lo vado a cercare. È un arcipelago di tre isole. Eccolo, l'ho trovato. A nord, Luca, nord. Ma Snake Island non era formata da tre isole. Sì, una sì, volta. È quello dove abbiamo trovato il baule che piangeva. Oh mio Dio, forse troviamo un altro baule che poi piange. Cioè, tu lo sai che ho scoperto che la maggior parte delle persone che hanno trovato quel baule hanno affondato e noi non l'abbiamo affondato. Come hai scoperto sta cosa? L'ho scoperto perché mi sono documentato su YouTube America e un po' di cose qui. E ho visto che una marea di YouTuber americani l'hanno trovato e affondavano con il galeone. E noi non siamo affondati. E con sta barchetta, il peschereccio, siamo riusciti a portarla a casa. Giulio, perché hai preso il timone? Lascialo! Perché sei ubriaco. Giulio, non ho ancora bevuto. Scolati un bicchiere, questo, Giulio. Ma come scolati un bicchiere? Dai che mi sta salendo la botta, Giulio. Oh mio Dio, mi sta salendo la botta. Madonna. Suona... Hai ruttato. Suona. Oh, Luca, la nave va giù. Giulio, qua, suona. Oddio. Tranquillo, ci arriviamo. Tranquillo, molla l'ancora. Oddio. Molla l'ancora. Oddio. Molla. Non riesco a raggiungere l'ancora. Luca, vedo tutto distorto. Non ho l'ancora. Mi sono bloccato un po' come il personaggio. Stavo imbarcando l'acqua. Luca, non riesco a muovermi. Vado di qua e di là. Luca, non riesco a mettere l'acqua. La cosa, l'asso in legno. Vai, che ci sono quasi riuscito. Ok, questa l'ho messa. E questo è perché non si dovrebbe guidare ubriachi. Questo è perché voi siete sobri, ma il vostro capitano vi impone di bere. La lanterna funziona sott'acqua, Giulio, eh? La mappa che la puoi aprire sott'acqua, ma tanto non si rovina. È impermeabile la mappa, è impermeabile. Esatto. Giulio, abbiamo un colpo a testa, vediamo chi indovina per primo dove sta. Che è qui? Niente, no. Hai failato, Giulio, hai failato. Ma no, Giulio, sei proprio stupido. È qua, guarda. Oh. Bravo, madonna, bella prova. È il mio turno, Giulio, aspetta. T'ho detto che era il mio turno. L'ho trovato. No, ancora non. No, dai, no. Non ci voglio credere. Ancora forse maledetto. No, questo piange. Questo ci fa piangere pure. Sta già piangendo, Giulio, sta già piangendo. Oh, ma che è? Si sta avvicinando una tempesta, Giulio. Oh, no. Ah, no, eccola. Vediamo che isola ci dà. Ma sono due isole, what the fuck? Sono due mappe, o sbaglio? Sì, sono due mappe. Due. Paradise. Allora, facciamo il giro a quella, poi a quest'altra e andiamo all'outpost sotto, Giulio. Via. Manu. Giulio, mi controlli se piange sto coso ogni tanto? Vieni, te lo butto qua. Falli compagnia, non Giulio. Falli compagnia prima che piange. Raccontali una barzelletta, Giulio. Raccontali una barzelletta. Il suo. Madonna, ne hai fatto anche. Giulio, no. Oh, Luca, sono caduto. Dove sei caduto? Sono caduto, Luca. Ma sei stupido. Torna dietro, ferma la barca. Dove è finito? Dove sei? Sta con me. Aspetta che guarda dove sei.
Ah, eccolo là, uno stupido in mare con lo scrigno che piange. Fai vedere se piange. Papà adesso ti porta da mamma Phantom. Ma come fai a nuotare con uno scrigno in mano? Lo sei solo te? Stiamo attenti ad altre navi. Galeone! Oh mio Dio, vedo tre vele là in fondo. Galeone. Sì, galeone. Potrebbe essere pericoloso, Giulio. Potrebbero abbordarci. Dove sono finiti? Non li vedo più. Non li guardare! Vabbè. Giulio, continua a guardarli. Va, continua a guardare, continua a guardarli. Continua. Sì, dai che non ti hanno visto bene, Luca. Ehi, regà, stiamo qua. Abbiamo due bauli, venite. Giuro, ste camere ne avremo tre tra poco, forse. Metti l'ancora. Dobbiamo nasconderci dietro l'isola. Appunto, metti l'ancora. La metto quando metti siamo vicini. L'ancora. Adesso. Non la vola! Vabbè, io ormai non dico più niente, raga, perché tanto l'avete visto io con che tempismo, io ho detto metti la cosa. Magari affondi con la... Oh, se affondi devi affondare con la nave, eh. Hai trovato la polvere da sparo, qua. Giulio? Sì, eccola. Sto qui. No. Qua ci sono... Che sta facendo? Oh mio Dio! Altri scheletri, Giulio! Ci stiamo avvicinando! Ma io non ho trovato i punti di riferimento. Qui dove sto io dovrebbe stare in teoria. Trovato! Oh mio Dio, stava al limite, trovato? Che bastardata! Oh, c'è un altro galeone davanti a noi. Dove? Davanti a noi a nord, però è lontanissimo, non ci vedrà mai. Dimmi che non dobbiamo andare in quella... Oh, Giulio, iceberg. C'è un masso qua! È pieno di giocatori questa volta, Giulio! Molto pericoloso. Luca, sta piangendo, imbarchiamo acqua. Sto buttando via tutto, sto buttando via l'acqua, senti, pingami un outpost, andiamo a consegnare, perché sennò quelli lì ci uccidono. Ok, andiamo a consegnare e poi a prendere il resto. Tranne quelli tra sud e ovest. Ti ho detto di no, sud-est, perché c'è sta il caleone. Sud-ovest allora, o sud-ovest o sud-est, Giulio, non ce ne sono altri. Sud-ovest. A nord ed est. Oh, ma stai a levare l'acqua? No! Giulio! Mi fai... Ma io veramente. Salva tutto, Giulio, salva tutto. Sono caduto in acqua, non ce la fai ormai. Vabbè, spastico. Non ce la voglio credere. Giulio, mi dici, controlla la mappa dove andiamo. Come faccio a togliere l'acqua mentre controllo la mappa? Sei riuscito a salvare la nave? Ma certo, sono riuscito a salvare. Come hai fatto a salvarla? Farlocco come te. Stavo per metà sott'acqua. Io mi sono lanciato in acqua. Ah, ti ci sei lanciato te in acqua. Beh, basta, hai perso il capitano. Cioè, il capitano affonda sempre con la propria nave. Hai perso il capitano. Dopo questa, raga, ve lo dico, vado oltre qualsiasi vostro sondaggio, perché ormai decido io, punto. Giulio, ma stavo salvando i tesori. Perché tu, allora, adesso tu mi dici, tu con un tesoro in mezzo all'oceano dove volevi andare? Giulio, salvavo il tesoro, poi me la faccio a nuoto. Saltavo il tesoro, raga. Io ancora mi domando quel giorno che Giulio... tu mi hai detto di imbarcati con me, come mai io ti ho detto di sì? Perché sai forse che sono il capitano migliore del mondo. Cioè, ma tu ti rendi conto che tu hai uno che ha la patente nautica? Cioè, dove lo trovi? Giulio, dove lo trovi? Stai tranquillo. Galeone davanti, mi sai, quello è l'outpost. Oh no, sta venendo verso di noi, Giulio. Gira tutta a sinistra, gira tutta a sinistra. Spengo le luci. Cos'è? Un posto dove affondano le barche. C'è il posto giusto allora. Oddio che è. The Crooked Masts. Eh sì, Giulio, è un galeone. Ma se mi butto gli faccio affondare la nave con... Giulio? Sì, buttati. Ciao Luca, vai. Mi sacrifico? Vado a farli saltare la nave, Giulio. Ma sei scemo? Troppo tardi. Vendi tesori per me, Giulio. Sto andando col barilotto esplosivo. Voglio affondargli la nave. Non si accorgeranno di niente. Non si accorgeranno di niente. Giulio, gli porto il barilotto nella stiva e lo faccio esplodere. Micchia, attacco kamikaze al galeone. Ok, sto per fare l'attentato, Giulio, Cazzo! No, mi ha morso uno squalo mentre stavo cercando di far esplodere la barca. Ma perché? Perché, Giulio, sono stato ucciso da uno squalo? Da uno squalo? Giulio, ero a fianco alla barca, ho mollato il barile e la sfiga ha voluto che l'infamata non si potesse fare. Mi ha ammazzato lo squalo, vabbè. Svuota, ci abbiamo una nave dietro di noi, Dietro di noi? Sì. Siamo quasi arrivati all'outpost. Vai, occupati delle vele, prendiamo il tesoro appena arriviamo e vendiamolo. Ci stanno ancora inseguendo, Giulio, Sì. Ci stanno ancora inseguendo. Vediamo se c'hanno l'abilità nostra, però. Niente, Giulio, provano a spararci. Ma non ci arriveranno mai. Dai, che siamo quasi arrivati. Vai, Giulio, che dobbiamo consegnare questi tesori, ci stanno inseguendo. Appena siamo vicini all'isola, prendi il tesoro, buttati e la vai a consegnare, ok? Ciao. Che nabo, che nabo, ma che fa? Sta sprecando tutte le palle di cannone, Giulio. Mi sembra di vedere, forse c'hanno anche loro Fanto Capitano. Ma che cosa stai insinuando?
Mo ti sparo in testa, Giulio, se non la smetti. Ok, sei pronto, Giulio? Dobbiamo trovare subito il cacciatore di tesori. Schiantati sulla isola, proprio. Dobbiamo essere già sulla spiaggia. Dobbiamo entrare in città con la nave, Giulio. Ok, Giulio. Dagger Tooth Outpost. Ok. Quanto manca, Giulio? Siamo quasi arrivati. Ce li abbiamo dietro, Giulio, ce li abbiamo ancora dietro. Sei pronto, Luca? Forse cerco di fatte e mette sul pontile. Ma addirittura. Eccolo che arriva. Voilà! Salto perfetto. Giulio, prendi il coso e lanciati. Giulio, prendi il coso e lanciati. Venduto. Venduto. Ah, mi dispiace, raga. La prossima volta ci potrete provare. Ci affondano la nave, vero? Sì. Ci stanno provando. Ma ci stanno riuscendo malissimo, direi. Ok, venduto. Vai, Giulio, che li affondiamo. Occhio, Giulio, sei troppo a destra. Sei troppo a destra. Eccolo. No, Giulio, sei troppo a destra, t'avevo detto. Vai, Giulio, adesso. Questo lo prende. E andiamo. Colpito. E andiamo. Colpito. E vai, Giulio. E vai. Guarda qua, Giulio, quanti danni sta colpito. Mettendo a segno. Ce l'abbiamo davanti a noi, Luca. Non lo puoi non vedere. Oh mio Dio, Giulio. Allora, non speronarlo. Cerca di passarci vicino, così gli sparo una cannonata in piena faccia. Giulio. Sono morto. Mi è arrivato un colpo in faccia. Ragazzi. Vabbè. Come buttare mezz'ora di inseguimento. Ragazzi, che dire, questo episodio di Sea of Thieves finisce qui con Giulio. Vi salutiamo dalla nave di Davy Jones. Se volete altri episodi di Sea of Thieves, fatecelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.